Oggi inaugura il nuovo Despar a Rosolino. Sì, buongiorno. Oggi apriamo questo nostro nuovo negozio a Rosolina, nuovo ma non, eravamo già presenti a Rosolina con un piccolo negozio, ma questo rappresenta sicuramente il nostro nuovo standard. Qui è un negozio di 800 metri dove garantiamo e gestiamo un assortimento di 16.000 referenze, la gran parte nei reparti freschi, che sono sicuramente il nostro fiore all'occhiello. Questo vuole essere un negozio di servizio alla clientela, al paese, dove trovare sicuramente un servizio di qualità, sia per la qualità dei prodotti, sia per la qualità dei nostri collaboratori, che sono il nostro punto di forza. Un momento delicato per aprire un supermercato? Ma diciamo che come azienda non ci siamo mai fermati, noi abbiamo aperto punti vendita lo scorso anno ad aprile e abbiamo sempre continuato la nostra campagna, perché crediamo che sia anche un segnale questo di continuità, fare vedere comunque alla comunità che non ci fermiamo, che continuiamo a creare posti di lavoro e a dare comunque un servizio. Poi in questo periodo garantire un servizio anche in quest'ottica in un paese come Rosolina è sicuramente un vantaggio anche per tutti i clienti che verranno. Ecco. Prospettive future? Ma la nostra azienda continua la sua campagna di ampliamento e di sviluppo. Siamo concentrati soprattutto in Emilia-Romagna, ma come vedete continuiamo anche nelle altre regioni che sono il Veneto, il Friuli Venezia Giulia a fare aperture, e questo secondo me è un segnale importante, perché vuol dire che continuiamo a lavorare, crediamo nel territorio in cui lavoriamo e continuiamo a investire nel territorio in cui lavoriamo. Complimenti. Grazie. Una nuova inaugurazione per Rosolino. Allora, con grande soddisfazione possiamo dire che abbiamo inaugurato un punto vendita importante per la nostra realtà di Rosolina, ma soprattutto per il Delta e soprattutto per quello che è un servizio turistico che andrà a dare completamento a quello che può essere una rete di alimenti a chilometro anche zero, proprio per valorizzare un territorio come il nostro Delta e il comune di Rosolina. Cosa significa per la comunità? La comunità è un servizio in più, in sicurezza nel centro del paese, e quindi un servizio proprio per anche le persone che abitano e sono nel centro proprio vivo di Rosolina. Grazie. Grazie a voi.